Bene, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Pascal Sonvicola, responsabile della segreteria commerciale operativa di Zoomark International e ho il piacere oggi di darvi il benvenuto da parte di Bologna Fiere e di Zoomark. Vedo che siete in tanti già collegati a questo secondo appuntamento di approfondimento con le tematiche del mercato per approfondire i discorsi e tutti i temi che possono essere di interesse per l'industria. Fra di voi ci vedo che ci sono anche già molti partecipanti che vengono dall'estero. Questo ovviamente ci fa molto piacere, ci fa capire che i contenuti che noi stiamo proponendo sono condivisi con il settore a livello internazionale. E l'interesse che stiamo riscuotendo per i nostri approfondimenti è anche lo stesso tipo di interesse che è evidenziato dal successo che Zoomark sta ottenendo in questo periodo. Come probabilmente già sapete, grazie al numero di aziende che stanno prenotando ancora oggi gli stand per Zoomark, abbiamo avuto la possibilità di aggiungere due padiglioni al nostro layout espositivo iniziale. E così non vediamo l'ora di poter dare il benvenuto agli oltre 850 espositori che saranno presenti a Zoomark da 50 paesi di provenienza. Quindi tutti quanti ci ritroveremo finalmente di persona in un ambiente sicuro, senza doverci preoccupare. E per dare vita a un evento che senz'altro sarà ricco di spunti e di occasioni di approfondimento e di crescita per il mercato. Ora non mi resta semplicemente che dare la parola al nostro moderatore, Patrick Fontana, caporedattore di FedTrend, e ai nostri graditi ospiti, in modo da poter entrare nel vivo degli argomenti interessanti di oggi, e vi do poi appuntamento anche per i prossimi webinar che si terranno da qua a maggio, per poi ritrovarci tutti quanti in fiera dal 15 al 17, dove avremo un ricchissimo programma anche di eventi, di conferenze, di seminari e di tavole rotonde su tanti altri argomenti interessanti. Quindi la parola al signor Fontana, grazie. Grazie mille e benvenuti a tutti per questo secondo webinar di avvicinamento a Zoomark International a maggio, dove, come di consueto, avremo l'appuntamento con il punto sul mercato, con la presentazione del consueto rapporto, redatto sui dati AIRAI. Quest'oggi invece, proviamo ad occuparci di un tema legato all'evoluzione del panorama commerciale, e in particolar modo sulla progressiva e veloce affermazione della GDO come retailer specializzato nell'ambito dei prodotti per gli animali da compagnia. E soprattutto cercheremo di capire quelle che sono le implicazioni assortimentali che questo processo, che come detto è molto rapido, sta comunque portando con sé. Lo facciamo in compagnia di quattro ospiti che ringrazio a nome di Zoomark per essere intervenuti. Saluto Edoardo Lano, direttore commerciale di Morando, in rappresentanza di quella che sarà un po' l'area del pet food. Dan Franco, presidente di Rinaldo Franco, che invece ci racconterà qualcosa per quanto riguarda l'ambito degli accessori e degli snack fuori pasto, sempre in ambito di animali da compagnia. E due retailer, Vincenzo Francioso, responsabile concept del pet store Conad, e Marco Tombolesi, category manager di Animali che Passione di Selex. Qui, prima ancora di iniziare, vorrei evidenziare che Conad e Selex rappresentano parallelamente, sia per dimensione, i primi due gruppi del panorama GDO in Italia, ma sono anche quelli, i due gruppi, che stanno più rapidamente consolidando la capillarità della propria rete negozi nel stand alone, nell'ambito appunto degli specializzati pet, per cui una rappresentanza particolarmente qualificata quest'oggi. E prima di entrare in questo dibattito, diciamo, industria
distribuzione, darei la parola a Samantha Correale, Business Intelligence Senior Manager di GS1 Italy. Quelli che, diciamo così, un tempo erano noti nel nostro settore per essere i signori del codice a barre, ma che in tempi più recenti sono diventati anche i ricercatori dell'Osservatorio Immagino, che racconta un po' quello che succede attraverso i flussi di comunicazione che arrivano dal packaging, ma anche dalle etichette, e insomma tutto quell'onda di segnali che dai prodotti a scaffale arriva fino ai consumatori, ma anche all'industria e al retail. Oggi Samantha Correale è chiamata a raccontarci alcune macro evidenze nel mondo pet food, sempre grazie all'Osservatorio Immagine, per cui darei immediatamente la parola a Correale. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Patrick e grazie a Geomark International e Bologna Fiere per averci permesso di condividere con voi i dati che oggi raccogliamo grazie appunto al nostro osservatore Immagino. Vorrei condividere una presentazione o delle slide a supporto. Che non riesco a condividere in questo momento, vediamo, eccoci qui, ce l'abbiamo fatta. Sì, come dicevamo e come Patrick vi anticipava, GS1 Italy si occupa ormai da diversi anni di realizzare un osservatorio, l'osservatorio Immagino, che ha una storia ormai di 6 anni. In questi 6 anni abbiamo raccolto tutta una serie di informazioni che arrivano dalla digitalizzazione delle etichette dei prodotti del largo consumo veicolati da canale ipermercati e supermercati italiani, quindi parliamo di GDO, e abbiamo analizzato i risultati di questi dati per cercare di individuare in modo complementare quelli che sono i trend di consumo degli italiani oggi. Parlo di un modo complementare perché rimane comunque valido il tradizionale metodo di utilizzare analisi per categorie merceologiche di prodotto, ma questo metodo innovativo di utilizzare le variabili digitalizzate e quindi le informazioni che derivano dalle etichette di prodotti ci permette di entrare nel merito di trend e di fenomeni di consumo basati su caratteristiche e variabili imputabili proprio agli specifici prodotti a prescindere dalla loro categoria merceologica. Entro un pochino più nel merito velocemente di qual è la base dati che noi oggi utilizziamo per offrire queste analisi, questo report semestrale. Parliamo di oltre 133.000 prodotti che vengono digitalizzati all'interno del nostro servizio Immagino, un servizio a cui aderiscono oggi 2.000 aziende di produzione e 59 aziende retail. Bene, questo volume impressionante, diciamo, di prodotti digitalizzati copre l'82,3% del totale venduto di ipermercati e supermercati in Italia. In termini di informazioni parliamo di oltre 100 variabili rilevate sul packaging dei prodotti. Bene, queste informazioni, chiamiamole qualitative, vengono abbinate poi con i dati di venduto, i famosi dati scanner. In questo siamo in partnership con Market Data Nielsen, che Nielsen IQ, con cui si, diciamo, combiniamo e leggiamo in modo abbinato le informazioni di vendite scanner, dati consumer, su tutto quello che è il perimetro di ipermercati e supermercati, ripeto, in Italia, nel contesto del largo consumo. Questo ci consente di approdare a nuove viste, quindi ad analizzare nuovi fenomeni in quelle che sono le abitudini di consumo degli italiani oggi. Quando parliamo di 100 variabili, di cosa parliamo? Parliamo della descrizione del prodotto, degli allergeni, parliamo degli additivi, le informazioni nutrizionali, l'ingredientistica, modalità di conservazione, origini, certificazioni, loghi, nonché tutti quelli che sono i claim che noi definiamo i claim di marketing, che le aziende di produzione appunto decidono in modo strategico di presentare sul packaging dei prodotti. Bene, che cosa succede? Succede che il mix di tutte queste informazioni viene ogni 6 mesi analizzato per andare a individuare, ripeto, dei fenomeni di consumo
trasversali e originali. Abbiamo difatti varato alcuni cluster, gruppi di prodotti a cui abbiamo attribuito dei nomi, quindi parliamo ad esempio di gruppi di prodotti che per noi sono categorizzabili nel cluster del free from, per farvi degli esempi. In questo cluster troviamo tutti i prodotti che sono privi di qualcosa, privi di zuccheri, privi di grassi, privi di OGM, piuttosto che un altro cluster, ad esempio il Ricin, tutti quei prodotti, a prescindere dalla categoria merceologica di appartenenza, che rientrano nel mondo dei prodotti arricchiti, ad esempio, non so, con fibre, con vitamine, e così via. Quindi, piuttosto che il claim del, scusate, il cluster dell'italianità, un altro cluster estremamente importante, chiaramente in Italia, un cluster molto ricco di prodotti, che raccoglie diversi claim, diverse certificazioni, dal 100% italiano, piuttosto che la bandiera italiana, piuttosto che prodotto in Italia, e così via. Quindi questo è un po' lo scenario nell'ambito del quale siamo andati poi a realizzare un dossier dedicato al mondo del pet food, proprio perché è un'area merceologica di estremo interesse e in estrema evoluzione, soprattutto nel mondo della GDO. Di che cosa ci siamo accorti? La prima cosa è che tutti questi fenomeni di consumo a cui vi accennavo prima, di fatti si trasferiscono anche nel mondo del pet food e sono presenti praticamente su tutti quelli che sono i packaging dei prodotti del mondo pet. Quindi ritroviamo esattamente un po' quei fenomeni di consumo di cui vi parlavo prima. Quindi troviamo facilmente la possibilità di aggregare i prodotti del pet food andando a richiamare il fenomeno del Ricin, i fenomeni del free from, i fenomeni dell'italianità, del lifestyle all'interno del quale c'è ad esempio il biologico. E questo ci ha dato la possibilità di fare delle valutazioni anche più quantitative, andare a vedere ad esempio come si muovono questi fenomeni sia dal punto di vista dell'offerta, quindi come le aziende di produzione di prodotti PET stanno sfruttando queste opportunità offerte dallo spazio presente in etichetta nell'utilizzare queste variabili, queste caratteristiche di prodotto, e dall'altra qual è la reazione della domanda. Quindi il consumatore di fatti cosa mette poi alla fine nel suo carrello. Di che cosa parliamo? Cominciamo a dare un po' di numeri. Di che cosa parliamo? Parliamo di 4.500 prodotti oggi presenti a scaffale, in ipermercati e supermercati, prodotti del mondo pet in generale. Il focus dei numeri che andremo a vedere da qui in poi si restringe sul mondo cane-gatto, che è chiaramente il mondo prevalente. Arriviamo a poco più di 3.000 prodotti, 3.000 referenze. La prima informazione ci fa vedere numericamente quali sono i mondi prevalenti. Quindi abbiamo il mondo prevalente, quello del free from, seguito da Ricin, e al terzo posto l'italianità, con poco meno di 500 prodotti che parlano di italianità in etichetta. Quello che vedete in linea sono i trend, quindi delle vendite anno su anno. I trend sono tutti positivi, vediamo un trend particolarmente dinamico per il mondo dei prodotti legati alle tematiche dell'italianità. Entriamo un pochino più nel merito, perché in realtà dietro le etichette di free from, Ricin, italianità e via dicendo, chiaramente ci sono dei claim e alcuni di questi, quindi il risultato è un po' la composizione, no? Il mix dell'andamento di queste differenti caratteristiche. Partiamo dal free from, parliamo di oltre 1.500 prodotti che sviluppano 436 milioni di euro e rappresentano nel mondo pet food, cane e gatto, questi prodotti, quasi il 57% del totale delle vendite e hanno un trend, come dicevamo, positivo del 2,8% in più in termini di vendite rispetto all'anno corrispondente. All'interno di questo cluster di prodotti troviamo dei claim che vanno, come dire, le cui dinamiche sono differenti. Quello che ad oggi è quello avere il risultato migliore è quello legato alla bassa presenza o l'assoluta mancanza, diciamo, all'interno della composizione del prodotto di grain, quindi di farinacei, diciamo, di prodotti, Carboidrati. carboidrati. Ecco, la ringrazio Patrick, mi sfuggiva la parola in italiano. Bene. Comunque vediamo che anche tutti gli altri claim, quindi
poche calorie, privi di zuccheri, senza coloranti o no OGM, hanno comunque nell'ambito delle scelte di consumo degli acquirenti prodotti PET trend assolutamente positivi. Vediamo cosa c'è nel Ricin. Nel Ricin, sempre pet food cane e gatto, parliamo di oltre 1700 prodotti, parliamo di 453 milioni di euro sviluppati, che rappresentano poco più del 59% del totale delle vendite realizzate da questo mondo di prodotti, con un trend dell'1%, quindi comunque trend positivi, ma anche qui ci ritroviamo con delle realtà estremamente dinamiche all'interno dei all'interno del, diciamo, di questo gruppo di prodotti. Ingredienti naturali è sicuramente uno di quelli più interessanti per il consumatore, piuttosto che prebiotici, omega 3 o 6, vitamine, proteine e così via. Qualcuno va meglio, qualcuno va peggio. Una cosa che abbiamo notato è che c'è una similitudine fra gli andamenti di questi claim e gli andamenti degli stessi claim all'interno dei prodotti alimentari comuni, quindi destinati, tra virgolette, agli esseri umani. Quindi c'è una sorta di trasposizione di attenzione da parte dei consumatori, così come sono attenti all'alimentazione verso se stessi e la propria famiglia, nello stesso modo esprimono le stesse preferenze per quello che riguarda appunto i loro amici animali. Cosa succede all'italianità? Ho fatto questa premessa perché in realtà l'italianità è esattamente espressione di quello che dicevo prima. Parliamo di un cluster più contenuto in termini di numerosità di prodotti, poco meno di 500 prodotti, con 56 milioni di fatturato sviluppato e un trend delle vendite del 7,3%. Scusatemi, un 7,3% di peso sul totale del venduto e un trend delle vendite del 17,7%. Quindi si tratta del cluster che sicuramente sta manifestando la maggiore dinamicità in questo mondo PET alimentare. E questo è dovuto, sì? E questo è dovuto, come dicevamo, a un estremo interesse che il consumatore sta dimostrando su questo. Su tutti quelli che sono i claim che di fatti raccontano e parlano di italianità anche nei prodotti pet food. Vi lascio due dati che non ho qui riportato, ma di fatti, andando a leggere la composizione di questo trend delle vendite, si evidenzia come sia il risultato veramente di un mix molto equilibrato da un lato di offerta, e quindi le aziende di produzione stanno puntando su queste caratteristiche di prodotto, ma dall'altra parte abbiamo anche una rispondenza estremamente positiva dal lato della domanda. Quindi questo trend molto dinamico è proprio frutto della combinazione dell'equilibrio di questo mix di attenzione a queste caratteristiche raccontate appunto rappresentate dal prodotto e raccontate poi in etichetta. L'ultimo tipo di caratteristiche, l'ultimo tipo di informazioni su cui mi soffermo e che stanno avendo anche qui stanno riscuotendo attenzione da parte del consumatore e tutta la tematica della sostenibilità. Sostenibilità che nel nostro osservatorio abbiamo già segmentato, perché la sostenibilità chiaramente è un mondo molto ampio, un perimetro molto ampio, e quindi abbiamo dovuto in qualche modo cercare di individuare dei filoni principali. Qui ne vedete tre su cinque che abbiamo analizzato nell'osservatorio in generale. Questi tre sono quelli che abbiamo riscontrato maggiormente presenti all'interno del mondo del pet food. Parliamo di un filone che abbiamo nominato come management sostenibile delle risorse, ma che fa prevalentemente riferimento alla biodegradabilità o la compostabilità o la riciclabilità del packaging del prodotto. Agricoltura allevamento sostenibile, che si lega di più invece a quelle che sono le materie prime che vengono utilizzate all'interno, quindi per la produzione del prodotto vero e proprio, e qui vediamo come il tema della filiera della tracciabilità sta riscuotendo un estremo interesse da parte del consumatore, e anche qui vi confermo che è uno dei trend in estrema crescita anche lato prodotti alimentari destinazione umana. E l'altro elemento è il tema del rispetto degli animali, anche qui vediamo come tre di quelli che sono i claim più importanti, i marchi, i loghi più importanti, le certificazioni
più importanti all'interno del tema del rispetto agli animali riscuotono anche qui un estremo interesse, una estrema attenzione da parte del consumatore che chiaramente poi si manifesta in acquisti particolarmente positivi. Ecco, io con questo avrei terminato il quadro di quelli che sono lato nostro gli elementi più significativi e più interessanti da tenere sotto controllo, monitorati. Si parla chiaramente di una sintesi e vi invito a scaricare il nostro osservatorio, il dossier sul pet food è nell'osservatorio numero 10, siamo arrivati all'osservatorio numero 12, però potete accedere liberamente, l'accesso è libero, il download è gratuito, di tutte le edizioni del nostro osservatorio. Troverete, ripeto, il dossier dedicato e molto più ampio, diciamo, rispetto a quello che abbiamo visto oggi, d'accordo, nell'edizione numero 10. Vi ringrazio. Io ho qualche problema tecnico, però spero che riusciate a sentirmi. In ogni caso, ringrazio Samantha Correale, approfitto della sua presenza qui per portare i ringraziamenti anche a GS1 Italy, perché per noi giornalisti che ci occupiamo di fenomeni di consumo da molti, molti anni, la vita è cambiata da quando è arrivato l'osservatorio, perché permette di dare delle valutazioni quantitative molto puntuali, non tanto sui dati di vendita che a volte per certe sfumature sono anche non esattamente la cartina attorno solo che ci serve. Andare a fare monitorare questi fenomeni proprio su ciò che sta avvenendo a scaffale e ciò che l'industria, i produttori e anche i retailer attraverso le loro marche del distributore vogliono portare in evidenza al consumatore, effettivamente dà un quadro molto più preciso, molto più ampio e dettagliato di quelli che sono i fenomeni in atto. E approfitto di questa cosa per coinvolgere il primo dei nostri ospiti, Edoardo Lano, direttore commerciale di Morando. Allora, partendo da quella che secondo me è un po' la tesi che vorrei proporre ai nostri ascoltatori oggi, cioè che in un ambito in cui, d'accordo, la GDO si specializza e quindi porta numerosi nuovi punti di vendita sul mercato, ma non sono gli unici, è un mercato che effettivamente gode di tanti metri quadri aggiuntivi mese per mese, quindi dovrebbe esserci, rispetto a quello che succede in altre categorie merceologiche, più spazio per quelle che sono le innovazioni e i prodotti nuovi. Su questo coinvolgerei innanzitutto Morando, ricollegandomi a quanto detto da Samantha Correale. L'italianità c'è. Avete un'impresa che su quel versante non ha nulla da temere, ma per quanto riguarda le scelte strategiche che avete dovuto intraprendere, perché abbiamo visto i filoni su cui si può muovere l'innovazione nel pet food sono tantissimi e probabilmente nessuna azienda riesce a coprirli, a perseguirli tutti. Voi, per la vostra ricerca e sviluppo, che scelte avete fatto e perché avete fatto quelle scelte e non altre? Microfono. Bisogna azionare il microfono. Eccomi qua, scusate. Ecco. Beh, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno. Il tema dell'innovazione coprirebbe forse una tavola rotonda di qualche giorno. Innanzitutto per noi l'innovazione è un tema molto caro perché è un tema che porta crescita, che porta valore, no? E però quando noi parliamo di innovazione la ragioniamo sia, diciamo, in termini di nuovi concetti di prodotto, sia all'interno di nuovi marchi, sia all'interno di nuovi prodotti che poi sono quelli che fisicamente si vedono scaffare. Però quello che non trascuriamo, anzi su quale poniamo anche ugualmente attenzione, è tutto quello che è già il portafoglio esistente, no? Per cui già delle migliorie sulle ricette in essere, piuttosto che dei progetti di miglioramento delle ricette o del packaging e quant'altro, sono per noi ugualmente di valore e ugualmente premianti.
Detto questo, il tema dell'innovazione per noi deve essere comunque sempre, diciamo, ben articolato all'interno di quello che è un po' l'architettura e il posizionamento dei nostri marchi attualmente disponibili. Noi come Morando abbiamo sostanzialmente un brand nel canale della GDO che è il miglior gatto e miglior cane, che ha all'interno un portafoglio, diciamo, ampio e variegato su una fascia con un rapporto qualità-prezzo, diciamo, molto accessibile. Però l'azienda negli anni è stata anche in grado di costruire degli altri brand come Miglior Gatto e Miglior Cane, Unico e Sterilized, che sono dei prodotti, diciamo, monoproteici o specifici per un tipo di animale, a dei prezzi più importanti che una fascia premium che il consumatore ha, diciamo, apprezzato e che per noi oggi rappresenta un fatturato tutt'altro che trascurabile. Detto ecco, questo, prego. Se posso farle una domanda rispetto ad un passaggio di Samantha Correale. Lei ha notato che c'è una corrispondenza immediata tra ciò che avviene nel food umano rispetto a ciò che sta avvenendo anche sullo scaffale pet food. Ecco, voi vi lasciate ispirare da ciò che avviene nel mondo alimentare o effettivamente questa marcia prosegue parallelamente, cioè anche la ricerca e sviluppo sul mondo animale porta in certe direzioni che poi casualmente ci sono anche per l'alimentazione umana? Allora, il processo, diciamo, è abbastanza inverso, nel senso che, come sappiamo tutti, negli ultimi anni il mercato del pet food è stato interessato da un processo di umanizzazione veramente molto evidente, ma anche da un punto di vista legislativo. Banalmente, l'animale era un animale da compagnia, poi è diventato un animale d'affezione. L'ultimo decreto legislativo del 2022 lo definisce addirittura un animale di famiglia, no? Oggi c'è veramente un'attenzione verso la cura dell'animale che è evidentissima e trasversale. L'altro giorno sentivo che Spotify, senza voler fare pubblicità a nessuno, si sta inventando delle compilation per i cani che vengono lasciati a casa, molte per andare a sentire una musica che sia gradevole, no, per l'animale stesso. E il numero di toiletterie in Italia sta esplodendo e c'è veramente un'attenzione, spesso e volentieri. Rispetto a una volta troviamo anche animali che vengono portati, no, fuori dai proprietari, sia per andare aperitivo, ormai anche a cena, ormai l'animale va in vacanza con le famiglie e via dicendo. E scientificamente provato che l'animale, ha proprio anche un effetto terapeutico, no? Nel senso che favorisce il recupero psicologico dopo la malattia, riduce lo stress, no? E avere un animale vuol dire, significa prendersi cura della propria famiglia e contribuisce veramente a farci vivere meglio. Ecco, ma quando voi individuate un nuovo prodotto grazie a questo processo, avete mai paura di questa volta è un po' esagerato magari? Ma guardi, vi dico, noi di recente, prima del mio arrivo, è stata lanciata una nuova linea Super Pet Food che proprio coglieva, no, questo filone dell'umanizzazione dei super pet food, no? Per cui è stata lanciata una linea che sta riscuotendo un discreto successo con ingredienti veramente, chiamiamoli super food, no? Che vanno dalle bacche di goji, la curcuma, l'aloe, l'ananas, la rosa canina, se non ricordo male, no? E quindi c'è evidentissimo questo tentativo di traslare ingredienti lato umano, super pet food, al mondo animale. Non sempre il mercato li recepisce, magari il mercato li recepisce spesso come una forte innovazione, non sempre poi, diciamo, le vendite sono così entusiasmanti come ci si aspettava. Noi sul tema dell'umanizzazione abbiamo, diciamo, un diktat molto chiaro, nel senso che va bene l'umanizzazione, ma l'animale necessita comunque di aspetti nutrizionali e di un'ingredientistica, di una dieta equilibrata specifica per l'animale stesso, no?
D'accordo, la ringrazio. Passerei, coinvolgerei Vincenzo Francioso in questa nostra discussione. Lei è responsabile concept di Pet Store Conad. Partiamo da un dato di fatto. Tutti i Pet Store Conad, grosso modo, chi più chi meno, ma sono nuovi. Sono degli attori protagonisti sul mercato di data recente. Quindi, all'interno degli scaffali e dei negozi pet store, il prodotto innovativo, le new entry, la micro e iper segmentazione, che ruolo giocano e soprattutto che differenze balzano all'occhio rispetto a quanto si può fare nel reparto invece dei vostri negozi tradizionali? Buon pomeriggio a tutti, intanto. Faccio una premessa. Pet Store Conad è, appunto, come ha detto lei nella premessa, una catena di negozi specializzati. Cioè il nostro riferimento è il negozio specializzato, il tradizionale, quelle migliaia di punti vendita virtuosi che esistono in Italia. Faccio questa precisazione perché è fondamentale, in quanto sono pochi alla fine gli elementi, le caratteristiche che deve avere un negozio specializzato. Tra i primi c'è sicuramente il personale, la specializzazione del personale e anche l'innovazione. Queste due cose vanno a braccetto, perché l'innovazione è il motore del mercato dello specializzato. Senza l'innovazione questo mercato non avrebbe avuto il successo che ha sempre avuto negli ultimi 25-26 anni, che sono il periodo in cui ci ho lavorato. E l'innovazione non può prescindere dalle persone, dalla specializzazione di chi è nel punto vendita, che l'innovazione va spiegata. E senta, mi dica. Lei nelle fasi di preparazione di questo incontro mi aveva sottolineato un grado di soddisfazione elevata rispetto all'industria e quello che i produttori stanno portando sul mercato. Ci spiegherebbe in che cosa consiste questa soddisfazione? Io credo che abbiamo un'industria italiana che è un'eccellenza anche nel pet food, oltre che in altri comparti, per cui abbiamo tanti attori italiani che hanno portato innovazione, l'hanno creata, per cui non possiamo sicuramente considerare una mancanza nell'industria italiana del pet food. Poi c'è anche l'industria, diciamo, non italiana, ma in generale abbiamo delle aziende del settore che sono parecchie innovative. E, ripeto, rispetto agli scaffali della GDO che vivono quasi sempre, poi ci sono delle eccezioni, sia come retailer che come prodotti dell'industria, ma normalmente la GDO, diciamo, recepisce innovazione che è già stata sperimentata, divulgata dallo specializzato, e questo succede in tutti i settori, non soltanto nel pet, succede nel mondo sportivo, nelle catene di bricolage. Lo specializzato è promotore di innovazione, e nello stesso tempo l'industria che opera nel nostro settore, secondo me, fa un buon lavoro, in particolare, ripeto, quello italiano. Ecco, prima sentendo Morando abbiamo capito che loro hanno una maggiore possibilità di scelta. Rispetto invece appunto a tutto il panorama di innovazioni che stanno arrivando sul mercato in termini di proposte alimentari, un negozio specializzato deve più o meno affrontarle tutte. In questo senso le vostre scelte e la digestione di questa complessità, come vengono portate avanti? Siamo molto attenti, diciamo, appunto, ai dati di mercato, ai trend, e questi ci vengono a supporto aziende specializzate che ci forniscono i dati, ma noi siamo fortunati nel nostro caso, non so in altre aziende, abbiamo dei soci imprenditori che sono molto attenti all'innovazione, alle richieste del cliente finale, perché ci parlano ogni giorno. Cioè, rispetto ad altre realtà in Italia, Conad ha la fortuna di poter avere contatto diretto con il cliente, perché c'è un imprenditore, un socio che ci parla e per cui recepisce prima i bisogni e ha necessità immediata
di poter accontentare l'esigenza appunto del pet owner. E cosa abbiamo fatto? Seguendo i trend siamo arrivati a quasi 15.000 articoli a disposizione dei nostri soci. Poi in un nostro negozio normalmente ne contiene 5.000-5.500, però se ci fosse bisogno di un ulteriore allargamento di gamma del punto vendita, a disposizione altre 7-8.000 referenze. La specializzazione significa questo, ed è oneroso, non è una passeggiata di salute. Però quando entri in un negozio specializzato, che sia una ferramenta, che sia un negozio di piante, che sia un negozio animali, devi venire fuori soddisfatto per il servizio, per la consulenza, perché hai trovato il prodotto. Ecco, una cosa che personalmente mi ha un po' sorpreso, ma che diciamo non è di immediata percezione. Lavorare in questa specializzazione comporta comunque delle criticità per quanto riguarda le scelte eventuali da fare in materia di marche del distributore. Non è così semplice portare le marche del distributore a scaffale. Ci spiega magari quali sono le principali criticità? Ora, eliminando problemi tecnici produttivi, perché quelli non ci sono, se uno ha intenzione di sviluppare la marca del distributore, diciamo che concettualmente, poi non so se rispondere alla sua domanda, bisogna stare attenti alla marca del distributore. Noi siamo molto bravi in Conad, non parlo del pezzo, ma parlo come Conad azienda, perché abbiamo delle quote di mercato molto importanti. Secondo il mio punto di vista, visto anche la concorrenza, quello che è successo in questi anni anche nel nostro settore, e anche ascoltando quello che si dice con i colleghi della CDO, bisogna stare attenti a non eccedere. Cioè l'italiano, essendo l'Italia, come si dice, lunga e stretta, vuole l'industria di marca, il prodotto di industriale, perché l'industria fa comunicazione, fa innovazione. Per cui bisogna trovare un giusto equilibrio tra MDD, come la chiamiamo noi, marca del distributore o private label, come si diceva una volta, e industria di marca, considerando, ripeto, che in Italia l'industria di marca è molto richiesta dal pet owner, c'è poco da fare. Per cui per essere specializzati, se aprire un negozio monomarca, diciamo così, non è in questo momento quello che i pet owner cercano. Senta, in chiusura, possiamo aspettarci un ritmo di sviluppo delle vostre reti specializzate simile a quello del 2022? Io credo di sì. Il nostro concept ha avuto un grande successo. Come tutte le cose in Conad, ci hanno messo tanto tempo per essere digerito e capito, perché parliamo, come vi dicevo, di soci imprenditori, per cui gente che deve investire. E ho avuto talmente gradimento sia da parte dei clienti, perché abbiamo soddisfatto un'esigenza che le famiglie che venivano a fare la spesa nel supermercato palesavano, ma non mi era soddisfatta. Qui il Pet Store Con è un'estroflessione della sala, intendo dire degli scaffali del supermercato, è un'estroflessione specializzata a 360 gradi, dai servizi al personale, all'assortimento, e per cui credo che anche quest'anno avremo un importante sviluppo. Puntiamo ad aprirne almeno tanti quanto ne abbiamo aperti nel 2022, sono stati circa una trentina. Grazie mille, tornerei rapidamente a Edoardo Lano per un'ultima domanda. Abbiamo sentito da parte di Francioso i complimenti ai produttori italiani e quindi la loro validità come presenza produttiva nel mercato. Voi affrontate in qualche maniera anche l'export. Ci racconta qualcosa rispetto a quello che riuscite a fare oltre confine? Microfono? Per noi l'export è diciamo il secondo canale più rilevante dell'azienda dopo la GDO, occupa il 16% del nostro fatturato, siamo in 62 paesi del mondo, e è un'area di crescita importante, è un'area che presidiamo sia con i nostri marchi che con private label. Sono rapporti storici molto consolidati
soprattutto nella gara balcana e nella gara della Grecia. E quest'anno, voglio dire, avessimo avuto capacità produttiva per triplicare i volumi, soprattutto sul mondo del secco e sui grandi formati, avremmo potuto, diciamo, cogliere moltissime opportunità. E in questo canale vogliamo continuare a crescere, ma vogliamo farlo in maniera un po' più sana, un po' più profittevole, e cercando di spingere maggiormente i nostri marchi e cercando di focalizzarci anche un po' di più sulla parte un po' più, diciamo, premium del nostro portafoglio prodotti. Però è un mercato veramente dove la domanda quest'anno è stata, cioè, dover dire di no ai clienti è stato o a nuove opportunità è stato oggettivamente un dispiacere, ecco. Grazie mille. Prima di passare a Tombolesi e a Danfranco, volevo coinvolgere Pascal Sonvico per quanto riguarda la prossima edizione di Zoomark International. Ci sarà anche una vetrina per tutte queste novità, per l'innovazione, per i prodotti che in qualche maniera dettano le linee del mercato di domani? Beh, cioè, certamente sì. Diciamo che le fiere sono la piattaforma elettiva per poter lanciare nuovi prodotti sul mercato, proprio perché in quelle occasioni si ritrova tutta la business community e quindi è immediatamente possibile testare anche la reazione del mercato ai nuovi lanci, sia di prodotti che di servizi o di altri contenuti innovativi. A Zoomark ovviamente l'obiettivo è quello di valorizzare al massimo le novità e i contenuti innovativi portati dalle aziende in fiera, quindi come sempre dedichiamo un'area ai nuovi prodotti. Quest'area già dall'edizione scorsa ha una connotazione molto specifica, che è quella di sottolineare i trend del mercato, quindi quest'area si chiama Pet Vision ed è concepita come un percorso di conoscenza e di ricerca su quei trend che caratterizzeranno il futuro e le dinamiche del mercato nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quest'area accoglierà almeno 500 prodotti innovativi che dovranno avere delle caratteristiche specifiche per poter rientrare nell'esposizione, e avrà anche una sua anticipazione digitale attraverso il nostro sito qualche settimana prima dell'evento. Questo permetterà agli operatori di incominciare a selezionare i prodotti di loro maggiore interesse e magari cominciare anche a crearsi un percorso di visita e magari fissare anche degli appuntamenti con le varie aziende per poter sfruttare al meglio poi il tempo che dedicheranno a Zoomark. Tra l'altro, quest'anno a Pet Vision abbiniamo anche un concorso. Avremo una giuria di giornalisti, esperti e operatori del settore italiani e internazionali che selezioneranno i migliori prodotti iscritti e decreteranno quali fra questi hanno le caratteristiche più importanti dal punto di vista sia dell'innovazione che della sostenibilità e contenuti tecnologici, e soprattutto che meglio rappresentano e sono emblematici di questo nuovo di queste nuove tendenze. Quindi senz'altro Zoomark sarà uno strumento utilissimo per conoscere tutto ciò che di innovativo ci sarà nel mercato e quali saranno le prospettive future, e quindi sarà un utile strumento per poter anche decidere le strategie future. Grazie mille. Passerei la parola a Marco Tombolesi, che vorrei coinvolgere, a partire da un aspetto che è stato sottolineato anche dal dottor Francioso. Si tratta all'inizio, nelle vostre reti specializzate,
di presentare un po' quella che è l'idea e poi vedere come i vari associati reagiscono a questa proposta. Nel vostro caso, nel mondo Selex, con Animali che Passione, questo processo sta subendo un'accelerazione. In qualche maniera nel 2023 avrete anche lì un ritmo di aperture sufficientemente interessante come quello presentato nel 2022? Ah, direi che il commento sia analogo a quello che ha fatto prima il dottor Fancioni. Il format che abbiamo in Selex è un format che è stato digerito da alcuni soci che hanno intrapreso questa avventura e che hanno piani di sviluppo per il 2023 analoghi, forse anche più forti rispetto al 2022. Abbiamo poi alcuni imprenditori che stanno valutando molto attentamente questa proposta da parte della centrale e stanno effettivamente interrogandoci sul come renderlo operativo l'anno prossimo. Quindi sì, per rispondere alla sua domanda, ci aspettiamo una crescita meno sostenuta quanto quella dell'anno passato. Ecco, lei in qualità di category manager magari può dirci anche qualcosa rispetto a come scegliere su tutta questa miriade di prodotti nuovi che arrivano potenzialmente in negozio. Che tipo di attività viene svolta oggi per rendere intelligibile lo scaffale, per fare in modo che il consumatore riesca a cogliere tutte le proposte che arrivano dal mondo produttivo e dalle scelte fatte dai retailer di riferimento? Innanzitutto noi ci basiamo su una serie di input che riceviamo sia dalle ricerche ad hoc che commissioniamo, sia dalle ricerche continuative alle quali attingiamo, per fare un primo screening di quelle che possono essere le proposte più valide che ci vengono proposte sia a livello food che a livello non food. Spesso e volentieri le confrontiamo con quello che è il feedback dei nostri associati sul territorio, che sono molto attivi, che hanno canali di ascolto e conversazioni con i propri shopper, vuoi attraverso le carte fedeltà, vuoi attraverso i canali social, vuoi attraverso il punto vendita, perché lo staff, non dimentichiamo, in questo canale specializzato è un veicolo molto molto importante di feedback anche per noi di sede. E nell'incrocio, diciamo, di queste informazioni andiamo un po' a distillare quelle che possono essere le proposte da far vagliare, da sottoporre alle nostre imprese associate per poi fare un rollout sul punto vendita. Il canale specializzato vive di innovazione, vive, passi il termine, si può permettere, mettiamola così, alcune volte anche di fare dei tentativi che magari non hanno un riscontro super positivo in termini di vendite o di vendite attese. È vero però che la capacità di ingaggiare, di essere sempre un po' avanti rispetto a quello che è il mercato, consente ai nostri punti vendita anche di essere attrattivi rispetto e fidelizzanti rispetto a una clientela che vuole fare il meglio per il proprio animale d'affezione. E questo è un po'. Che differenze principali coglie tra quello che è la parte di assortimento food rispetto invece al mondo degli accessori, al mondo degli snack o comunque di supporto, diciamo così, a tutte le esigenze che un pet owner ha rispetto ai propri animali? Ma allora, la differenza tra, innanzitutto una differenza di incidenza, il food, ovviamente lo specializzato, pesa diciamo 75-80%, mentre il non food è il complemento a 100, quindi un 20-25%. È chiaro che la scelta dell'accessorio si va un po' più con i piedi di piombo, perché i rischi sono un po' maggiori. La
lo fatto stesso che l'accessorio poi ruoti meno rispetto a quello che è un food o uno snack, è chiaro che alcune volte può essere un deterrente all'inserimento di determinati item a scaffale. Detto questo, è anche vero che notiamo recentemente una forte accoglienza di tutti quegli item non food che cavalcano però dei macro trend che per esempio Jess One ci ha messo in evidenza nella presentazione vista poc'anzi, tutto quello che è per esempio accessorio Second Life o di materiale riciclato ha un'accoglienza molto maggiore e ci sta portando anche a scegliere, a fare dei rollout su cui diventa molto più veloci rispetto al passato, proprio perché questo risponde a un sentiment del proprietario e del mondo in cui vive il pet molto molto forte. Ecco, il mondo, diciamo così, extraalimentare ha anche la possibilità di essere in qualche maniera trainato o comunque collegato ai servizi che andate a offrire nei punti di vendita specializzati. In questo senso siete soddisfatti di quanto siete riusciti a mettere in campo? Siamo soddisfatti, ma secondo noi in termini prospettici il percorso è ancora lungo. Sicuramente aggiungere dei servizi a punto vendita arricchiscono l'esperienza sia dell'animale che del proprietario e ha un riverbero positivo su alcune categorie. Sempre più secondo noi lo shopper è alla ricerca di una sorta di one stop shop, no? Un punto, un posto dove da un lato avere il consiglio dello staff, dove trovare delle risposte di professionisti, non mi riferisco al veterinario ma un buon toilettatore, trovare i prodotti giusti per prendersi cura del proprio animale. Ed effettivamente dove abbiamo servizio di toiletta, ma anche banalmente quello di lavaggio cani o di servizio lavaggio invece cuce, cuccette e indumenti dell'animale, c'è sono componenti che aiutano sia al risultato complessivo del punto vendita, ma sia anche al tasso di fidelizzazione della location. E aiuta anche a creare a livello di staff una competenza un po' trasversale rispetto a tante tematiche che il proprietario poi espone a punto vendita. La ringrazio. Passerei al coinvolgimento anche di Dan Franco. Allora, Rinaldo Franco è in questa sede un po' lo specialista per quanto riguarda il mondo degli accessori. Sappiamo che l'Osservatorio Immagino tiene più d'occhio ciò che avviene nel mondo alimentare che non in quello extraalimentare, per cui chiediamo a lei alcune impressioni per quanto riguarda ciò che sta succedendo. Cioè, i fenomeni di umanizzazione che abbiamo riscontrato strettamente correlati nel modo di mangiare, in qualche maniera hanno dei riflussi, dei riverberi anche in quanto sta succedendo nel mondo degli accessori? Sì, buongiorno a tutti a quelli che ci ascoltano. Rispondo certamente di sì. L'umanizzazione diciamo anche nella proposta da parte dell'industria nel campo degli accessori è evidentemente un trend che negli ultimi decenni si è andato a accentuare. Ricordo comunque, per tornare a quello che abbiamo visto all'inizio della presentazione del GS1, che il mondo degli accessori sostanzialmente, effettivamente, come diceva lei, è un po' trascurato nella rilevazione dei dati, quelli pubblicati, no? Formalmente e disponibili. Forse guardando, appunto, incrociando dati RAI e Euromonitor, si capisce che il 90% degli accessori sono attualmente venduti nello specializzato. Quindi soltanto il 10% nella GDO, e parlo dello specializzato in termini sicuramente prevalentemente dei migliaia di pet shop indipendenti,
ma anche, come diceva Vincenzo Franzioso poco fa, evidentemente i pet store, che siano di proprietà del GDO o meno, vanno in qualche modo a ricalcare, ricoprire questo ambito, no? questa formula, diciamo. E, si spieghi meglio, nel senso, fanno il ruolo 90 o ripropongono il ruolo fanno, 10? Ma secondo me, diciamo che l'apertura dei pet store da parte degli investitori della GDO ha reso possibile, penso, aggiungere questo 90% del mercato non food che a loro sfuggiva all'interno della barriera casse. Non so se ho chiarito. Il fatto non è sempre così, perché per esempio le lettiere ricalca un po' la ripartizione tra specializzato e GDO del pet food secco, umido, cane, gatto e anche degli snack stessi, che è più un 60-40 a favore della GDO, mentre nel resto degli accessori, non nelle lettiere, il rapporto, come dicevo, è un 10-90. Questo vale anche per il pet food degli animali più piccoli, cioè parlo del pet food dei mangimi per volatili, roditori, pesci, tartarughe, eccetera. Anche loro hanno più o meno un rapporto 10-90, nel senso che prevalentemente si trovano i prodotti nel pet shop tradizionale, oppure attualmente nei pet store, che chiaramente hanno allargato questa tipologia di settore. Ecco, ma per un'azienda come la vostra, che è sempre stata molto attenta alle politiche di branding, alle strategie di branding per canale e comunque aperta un po' a tutti i protagonisti del mondo commerciale, questa specializzazione in atto, anche piuttosto rapida, del mondo GDO verso negozi che in qualche maniera sono a tutti gli effetti degli specializzati, è un'opportunità per voi, in qualche maniera un fenomeno che vi spinge a riconsiderare alcune posizioni storiche? Come la inquadra? Sì, sì, la domanda è interessante. E, diciamo questo, che chiaramente abbiamo nell'ambito del pestore della GDO delle esigenze diverse. Io le vedo soprattutto esigenze di servizio diverse, no? Più che di assortimento. E faccio un esempio, sicuramente la rapidità e tempestività nella presentazione della novità, ma anche la disponibilità, fare promozioni, volantini, cosa che nel pet shop tradizionale è molto, molto più limitata, ma aggiungo anche il supporto per l'allestimento dei banchi, per la presa d'ordine dei punti vendita, che è un'attività che con la nostra rete di agenti noi siamo abituati a garantire, anche se non è una cosa evidentemente scontata. E, bisogna essere anche chiari e trasparenti, no? Evidentemente gestire due canali importanti, no? come diciamo il tradizionale grocery mass market, che sta evidentemente cercando di specializzarsi un po', e tutta il pet store, vuol dire per l'industria avere un doppio marchio, un doppio marketing, diciamo così. Avere interlocutori, diciamo un doppio buyer sicuramente, un doppio interlocutore e anche un doppio packaging, è evidentemente un onere nella catena di produzione importante, perché poi naturalmente c'è dietro il doppio stock con relativi oneri e onori, no? Quindi sono... Poi aggiungiamo che evidentemente oltre a questa duplicazione c'è la moltiplicazione nel caso della marca del distributore, che anche noi produciamo per diversi player, quindi non è più una duplicazione, è una moltiplicazione. Si aggiunge che nell'ambito del non food molto spesso la produzione è il Far East, diciamocelo, dove evidentemente i tempi di pianificazione sono ben diversi, cui bisogna tener conto, e naturalmente anche il controllo della qualità, che per noi è fondamentale, che noi abbiamo risolto anche con il nostro personale in permanenza per avere questo tipo di garanzia, tra parentesi anche per vendere lì il nostro Made in Italy.
Ecco, questa complessità nella duplicazione, non so se ho risposto al suo quesito, evidentemente c'è, non bisogna nasconderlo, e cozza un po' questa pianificazione annuale, non parlo solo dello stagionale, ma che riguarda un po' tutto, con quello che il trade ha bisogno in termini di tempi di visibilità, che a livello di settimane non certo di anno. Ecco, siamo arrivati grosso modo alla conclusione del tempo a noi concesso. Vorrei sapere brevemente, telegraficamente, Zomark International di maggio. Per Rinaldo Franco cosa significa, come andrete ad affrontare questo appuntamento? Ma diciamo che le fiere per noi, e Zomark in particolare, rappresentano la conoscenza. Adesso non in termini filosofici, ma evidentemente conoscere e incontrare i nostri clienti e poterli, poter parlare anche fisicamente e presso i nostri stand, che tra l'altro a Zomark saranno 4. Quindi oltre a presentare le novità, che nel nostro caso saranno evidentemente tante, ci sono anche delle sorprese, è soprattutto la relazione che ci interessa e la possibilità di dare alla nostra clientela questo che dicevo, conoscenza dei servizi, dei prodotti, che poi dovranno trasmettere a loro volta ai loro consumatori. Sappiamo che i loro consumatori sono consumatori omnicanale che molto spesso arrivano anche informati tramite i nostri siti, diciamo, di tutto, e devono in qualche modo trovare nell'interlocutore presso il punto vendita un adatto interlocutore, ripeto, che possa supportare e aiutarli a fare delle scelte. Quindi Zomark come punto di informazione e di conoscenza. Grazie. Stessa domanda a Edoardo Lano. Cosa sarà per voi Zomark il prossimo maggio? Condivido, diciamo, quanto ha detto il signor Danfranco. Ci aggiungo che per noi sarà un momento importante per presentare una nuova linea di prodotti. Tra l'altro mi fa molto piacere così aver visto questi dati che sono stati presentati da GS1, con alcuni insight, quali il tema dell'italianità, il tema dei packaging sostenibili, il tema delle ricette corte e del ritorno alle ricette tradizionali, perché sono degli elementi trasversali che fanno parte del nostro concept, della nostra nuova linea che lanceremo proprio a Zomark. Quindi relazioni e novità di questa nuova linea. Grazie mille, io ringrazio veramente tutte le aziende che oggi ci hanno voluto dedicare un'ora del proprio tempo per fare alcune riflessioni di mercato che in qualche maniera sono sempre utili per il consolidamento della categoria, del comparto. E ringrazio e saluto anche tutti gli ascoltatori che hanno voluto seguirci qui quest'oggi. Arrivederci a tutti.